Celebrare il 25 aprile non è un atto rituale o formale, ha un duplice significato. Rendere omaggio e onore ai tanti giovani che hanno combattuto 67 anni fa per la liberazione del paese, sono caduti e hanno pagato con la vita per la nostra libertà. E poi riconfermare un impegno a battersi con quanti oggi nel mondo continuano a dover lottare perché i loro diritti, la loro libertà sia riconosciuta. Nonostante la storia abbia conosciuto tanti eventi luttuosi, tante guerre, tanti stermini, tanti genocidi, come scrisse Brecht, il ventre che ha partorito il mostro è ancora fecondo e c'è sempre il rischio che quel che è accaduto possa accadere di nuovo. E allora celebrare il 25 aprile ha anche questo significato: trasmettere la memoria di quel che fu, trasmettere la memoria di come questo paese si liberò, avere consapevolezza che la libertà di cui godiamo non ci è stata regalata da nessuno, è stato frutto di una conquista e per quella conquista uomini e donne hanno combattuto e hanno pagato anche spesso con la vita. E noi dobbiamo batterci oggi perché quegli orrori non abbiano più a ripetersi e non possono più insidiare la vita di tante donne e di tanti uomini. Celebrare il 25 aprile significa anche ricordare che quella fu l'epopea di una generazione. Quelli che salirono in montagna per combattere contro i fascisti, contro i tedeschi, per la liberazione del paese, erano ragazzi di 16, 17, 18, 20 anni, di ogni classe sociale, di ogni regione, di ogni territorio, una generazione, la generazione che aveva studiato nelle scuole sotto il regime fascista, era stata educata dal fascismo, avrebbe dovuto essere la generazione che trasmetteva valori e parole d'ordine che il fascismo gli aveva inculcato. Quella generazione si ribellò alla dittatura, si ribellò all'oppressione, si ribellò alla guerra e in nome di valori di democrazia, di libertà, di solidarietà, di rispetto della dignità umana, scelse di combattere. Erano giovani esattamente come voi, che scelsero di combattere perché la libertà non gli fosse regalata, ma fosse una loro conquista. Celebrare il 25 aprile è anche un modo per dire che noi crediamo nei valori di libertà e di democrazia che ispirarono la Resistenza come valori quanto mai attuali, valori che ispirano ogni giorno la convivenza civile nella nostra società. Noi da 67 anni siamo un paese libero e democratico nel quale ogni donna e ogni uomo può liberamente affermare le proprie convinzioni, le proprie opinioni, perseguire le proprie aspirazioni. Non è così in tutto il mondo. Se noi guardiamo al pianeta e alle tante aree di questo nostro mondo, vediamo che ci sono molti luoghi nei quali ancora la democrazia è negata, i diritti sono oppressi, la libertà non è riconosciuta, la guerra prevale sulla ragione. Ebbene, tutto questo ci riguarda. Quando un paese è oppresso, anche se molto lontano da noi, si riduce la nostra libertà e abbiamo il dovere di combattere a fianco di coloro che si battono ogni giorno perché nei loro paesi, nelle loro società, vengono riconosciuti quei diritti che a noi paiono ormai acquisiti, ma che per molti invece sono ancora una meta da conquistare. Celebrare il 25 aprile ha anche questo significato. La globalizzazione non può essere solo globalizzazione dell'economia e dei mercati, deve essere anche globalizzazione della democrazia e dei diritti.